Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata della Computer Museo. Puntata che sarà praticamente sui nuovi aggiornamenti importanti che ci sono su YouTube. Infatti avrete notato che c'è stato un piccolo aggiornamento. Infatti è sparito il tasto della gestione dei video, ad esempio per vedere il mio canale, per vedere i commenti e tutto. Questa cosa è stata sostituita da questo, praticamente da Creator Studio, una nuova applicazione di YouTube che si può addirittura, pensate un po' a voi, hanno creato un'applicazione su Android e iPhone, credo che verrà rilasciato a momenti, che praticamente permette di controllare tutto il vostro canale. In caso che non siete a casa, ad esempio col vostro portatile, potete controllarlo attraverso un vostro dispositivo Android o iOS. Infatti veramente una cosa eccezionale che io mi aspettavo veramente da molto tempo. Infatti è un'applicazione molto importante che andremo a vedere nella prossima puntata della Computer Museo. Vi farò vedere proprio i vari passaggi di come funziona. È estremamente facile l'utilizzo, quindi veramente è un'ottima cosa. Potete controllare statistiche, gestioni video, potete modificare i titoli, potete fare veramente tutto e anche rispondere ai commenti, che con l'applicazione normale di YouTube non si poteva fare. Andiamo innanzitutto a vedere un secondo il Creator Studio. Come vedete in questo momento Creator Studio permette di collegarsi in questa finestra alla dashboard, che praticamente permette il controllo completo del vostro canale, come ad esempio la gestione video, che possiamo controllare ad esempio i video, la community, quindi ad esempio il controllo dello stato del canale, i vari ad esempio in attesa di revisione o roba del genere, impostazioni del canale, quindi come ad esempio questo qui per vedere se hai una buona reputazione oppure no. Analyzing, che vi permette di analizzare il vostro contenuto, quindi in questo caso la dashboard delle visualizzazioni, dei minuti guardati e tutto. Poi in più YouTube nei prossimi mesi non farà più i video a 30 fps su YouTube, ma si potranno vedere i video tutti, saranno convertiti a 60 fps. Quindi una maggior fluidità per i nuovi schermi ad alta frequenza di refresh. Quindi veramente un'ottima cosa. Poi ci saranno i nuovi cambiamenti di sottotitoli, che praticamente permetteranno un'ottima ottimizzazione riguardante la traduzione in diretta. Ci saranno anche nuovi effetti sonori nella libreria audio, quelli che si trovano negli strumenti di creazione. Nella raccolta audio ci saranno nuovi effetti audio. Quindi veramente un ottimo aggiornamento. Dopodiché un'altra funzione che veramente sarà utile per molti di voi per tirare avanti il canale, ci sarà addirittura la possibilità, cosa che prima ci aveva solo perché aveva 10.000 iscritti, di donare dollari o soldi, poi decidete voi ovviamente euro, allo YouTubers, come ci sono già in altri canali, come ad esempio Dailymotion, Twitch, mi pare anche Livestream, o Stream. Però questo vi permetterà ad esempio di dare una piccola donazione al vostro YouTuber preferito. Altro non ho da dire, ci vediamo alla prossima puntata, che sarà su come si utilizza l'applicazione Creator Studio for Android. Grazie a tutti e alla prossima puntata!